sei capace di perdonare? Io lo spero per te, perché il perdono è qualcosa che fai per te, è un dono che fai a te stesso. Mi fanno sorridere quelle persone che dicono no, io non lo voglio perdonare, non lo posso perdonare perché me ne ha fatte troppe quel mascalzone. Te ne avrà fatte anche tantissime, ma se continui a rimuginare, a provare astio nei suoi confronti, a chi fai del male? A lui o a te stesso? La risposta la sai. Pensare di fare del male all'altro che ti ha danneggiato, provando rancore, è come pensare di avvelenarlo bevendo tu la cicuta. Tutti abbiamo provato dei momenti di forte rabbia nei confronti di qualcuno per un torto vero o presunto. È normale provare queste emozioni negative, ma devono essere circoscritte nel tempo. C'è una curva del perdono. C'è il momento in cui provi queste sensazioni di rabbia, anche di odio, gli vorresti tirare il collo a lui che ti ha fatto del male, ma poi tutto passa e torni a sentirti sereno perché hai lasciato andare la zavorra del risentimento. E poi ci sono quelle persone che hanno una curva statica, orizzontale, che dura per mesi, per anni, per tutta una vita, continuano a rodersi dentro, a non voler perdonare. Lascia andare, perdona, non per quello che ti ha fatto il torto, ma per te stesso, te lo meriti.